Buongiorno! Buongiorno! Abbiamo appena fatto la spesa, perché comunque ogni tanto bisogna farla. Ogni tanto mangiamo. Ora stiamo andando in garage per dare una sistemata alla macchina, perché domenica saremo all'evento Leopard, che si terrà qua a circa una quarantina di minuti da casa nostra. E quindi dobbiamo preparare un po' la macchina, almeno cioè dobbiamo... un minimo da rimetterla in formazione da guerra, diciamo, dai. Sì, no, volevo togliere la sacca sopra, perché comunque è sempre un problema, si resta appesi. Ogni tanto ci guardiamo, ci abbiamo rami attaccati. Sì. Poi vabbè, c'è il nostro amico gatto che quando la lasciamo parcheggiata in paese ci dorme sopra, ormai è il suo posto, però poverino. Lo sa che si sacrificherà un po' per dormire, però a noi ci serve senza. A dopo. Eccoci arrivati al garage. Eccoci. Ecco Teddy. Oh, Teddy. Dai, forza. Via. Si smonta. Abbiamo deciso di smontare quello. Di toglierlo. Perché comunque non è... Vedi, te lo dicevo. Guarda. Ci sono pezzi di... Più. La vita è finita qua. Cosa c'è sopra? Olive. Olive. Via, si smonta. Oh, ci sta un garage pieno. Mamma mia, c'è di tutto di più. Di tutto di più. Ma sta vicino anche il Natale. Ci sono già anche le capannucce del presepe. Ma quello lì è vuoto dentro. No, però c'è poca roba. Vabbè, la sistemiamo. E comunque ricordiamo che noi prepariamo tutto, perché domenica... Dove siamo domenica, amore? Nelle colline pistoiesi. Sì. A fare un giro. A fare un raduno. Sì, sì. Cioè, praticamente fanno la 41esima edizione del raduno nazionale delle colline pistoiesi. Leopard Club 4x4, e quindi noi andiamo. Vogliamo partecipare anche noi. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Oh, ma sempre comunque percorso semplice, eh? Perché noi la dobbiamo tutelare, eh? Questa macchina. Ci deve portare ancora un po' in giro. Voilà. Teniamole in ordine, eh? Quelle belle fascettine lì. Sì, sì, sì. Che possano sempre venire utili. Allora, questa. Ma la smontiamo o c'è l'acqua, eh? No, adesso l'apro, ci tolgo tutto. Ragazzi, dentro. Ha piovuto stanotte. Noi chiaramente quando si deve togliere, oggi, che è ancora bagnata. Vabbè, ci togliamo le cose e poi l'asciughiamo. Signore, questa. Bella, eh? Queste sacche da tetto. Sì, sì. Amore. Piena d'acqua. Piena d'acqua. Ma piena non che dici, cioè... C'è una pozzanghera qua. Via. Oh. Dobbiamo comprare quelle rigide, via. Sì, c'è poco da fare. Prossima spesa, le casse da mettere sul tetto. Oh. Va bene d'estate, ma d'inverno. Sì, però non è normale. Meno male, l'abbiamo aperta. Non è normale. No. Via. Non è che era chiusa male. No, era chiusa perfetta. Guarda là, oh, si è fatto una stesa, tutto steso ad asciugare, tutto steso ad asciugare, tutto steso ad asciugare. Meno male ce ne siamo accorti, perché guarda qua. Ma...
iniziava a fiorire la ruggine. Che lavori. Comunque i teloni no, bocciati, delle belle casse di plastica o di poi ferro. Se qualcuno vuol venire a aiutarci a svuotare il garage, no, ora è un po' tutto in mezzo così, ma in realtà è tutto bellino scatolato in ordine. Eh sì, questo non l'abbiamo mai messo, la però rimane questa qui, tra un po' la si monta, sì, il riscaldamento. Perché noi qualcosa da tenere su con il bastone ci garba sempre. Ora una manovra chirurgica bisogna fare. Ma noi siamo abituati, il nostro paese è così. Allora. È tutta una strettoia, è tutta una salita. Abbiamo il garage da una parte, la casa dall'altra, di là del fiume. Ok, ora non ci resta che dare una controllatina, olio e sì, tutto quello che ha. Comunque meno male abbiamo fatto quel lavoro lì, perché sennò veramente si buttava via tutto, poi. Ma no, dobbiamo prendere quelle casse. Per forza. Quelle materiale rigido, belline, pulite, le metti lì, sì, apri, chiudi. Sì, di plastica, però ci vogliono le casse col telone, può sì. Andar bene d'estate. Se non piove, ma se c'è un pochino di pioggia così te lo danno per impermeabile, ma non lo sarà mai. Comunque, noi andiamo a rifinire le ultime cose e poi ci vediamo domenica sui Colli Pistoiesi.